Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo i fuochi d'artificio. Funzionano così. Esistono tre categorie, anche una base che si trova in creativa. Che sono questi. Possono essere lanciati anche nella palestra, però vedremo dopo in quegli altri modi. Possono essere di portata del volo 1, 2 e 3. La durata del volo 1 è quella più corta, poi la durata del volo 2 è leggermente più lunga e poi quella del volo 3 ancora più lunga. Ho fatto un pochino di pasticcio perché ho già fatto il video. Però non ha registrato. I fuochi d'artificio possono essere usati anche con l'elitra per volare. Facciamo game mode survival, non so come decollare. Si può volare, vedete che sto volando? E quando non usi i fuochi d'artificio plani, e poi quando metto usi puoi planare. Ora apriamo. Mi sono perso, io schiantato. Andiamo avanti. Slash creative. Poi i fuochi d'artificio possono essere sparati anche nella palestra. Se non ci sono problemi, si possono lanciare anche con tiro multiplo, tipo lanciarne di uno. Ho fatto un set day. Provo a puntare tipo a distributore lì. Visto è esploso il fuoco d'artificio perché l'ho sparato. I fuochi d'artificio possono essere anche fatti in questo modo. La palestra la teniamo per dopo. Possono essere fatti in questo modo. Ne faccio tipo 3. Usando anche un colorante, ne faccio 3, quindi faccio 1. Si può usare la testa di creeper, ma se si usa la testa di qualcos'altro, scompaiono, perché c'è questo problema che usi la testa di zombie ti fa quella di creeper, perché per creeper qualche problema. Poi appena si è usato, quando avete fatto la stella, si mettono a caso e si può fare il fuoco d'artificio, si chiama razzo pirotecnico, che vola e poi esplode. Possono essere sparati in altri modi, come la palestra, avete visto. I fuochi d'artificio, quelli che hanno la sfera, possono fare male alle entità. Tipo, per esempio, qui ci ho fatto un esercizio con un mucchio di galline. Però un fuoco d'artificio, avete visto che ne ho prese alcune? Ora qui mi servono degli altri fuochi d'artificio. Per caricarli nella palestra si mettono nell'altra mano. E si fa così. Adesso ne sparo altri. Avete visto che ci sono piume e carni d'esperienza? Faccio di nuovo. Le ho mancate. Fatte fuori tutte. Non ce n'è neanche una.
I fuochi d'artificio possono essere lanciati in verticale e in orizzontale. Insomma, dall'orizzontale, che non li ho messi. E mi dimentico le cose perché ho già fatto il video, però non è uscito. Perché uso una videocamera particolare. Però ho messo a schermo intero, non mi è più partita. Avete visto che sono partite volando in orizzontale? Che sono scesi? Ora proviamo in verticale, guardate. Non messi di diverso tipo, ma anche seguirli. Sono un sacco di... c'era il volto di un creeper. Se riguardate, due volti di creeper all'inizio. C'era stato del fumo. Ci sono quelli colorati, tipo, fatemeli cercare un attimo, tipo la sfera arancione, quando si vola con le rita, che dovete vedere, quando si vola con le elite usando razzetti sbagliati, tipo questi qui colorati, bisogna guardare quali si usano, perché avete visto che ho preso danno? E voi vi chiederete perché ho preso danno? Perché le sfere fanno un danno. Io quando volo ci passo proprio dentro. E così subisco danno. Anche se provassi a andarci il più lontano possibile, mi prendono lo stesso. Quindi sono state attenti, rischiate di fare questa fine. Ho usato questo punto di rinascita, che poi ci farò un video. Fra un po' di tempo, non ora. Avete visto quanto è pericoloso usare i fuochi d'artificio? Soprattutto questo tipo, che sono tipo morto qua. Avete visto che usare questi fuochi d'artificio che ho usato io per la dimostrazione, con la sfera, sono pericolosissimi. Rischiate di morirci se li usate. Questo era il video. Spero che vi sia piaciuto. Io vi saluto. Ciao a tutti.